man mano che si procede verso il basso. Dante lo è stato un esperimento riuscito, quello di portare Dante nel cortile della direzione didattica dell'Istituto Comprensivo Rodari, nello spettacolo diretto e interpretato da Eva Martelli con l'arpa di Maria Di Giulio, a rivedere le stelle, ideato nell'ambito della rassegna al Maggio dei Libri a 700 anni dalla morte del sommo poeta. Uno spettacolo che l'Istituto ha fortemente voluto con la presenza degli alunni delle terze medie all'aperto per tornare a godere di cultura e spazi dopo un anno scolastico complicatissimo. Uno spettacolo che sa tanto di ripartenza. Questi ragazzi sono stati chiusi dentro la scuola, dentro casa, in una condizione tristissima per più di un anno. C'è bisogno di tornare a vivere e non c'è cosa migliore della cultura. La cultura è vita. Lo spettacolo teatrale è un momento nel quale per la prima volta noi ritorniamo ad essere in presenza come pubblico, a gioire, applaudire un'attrice che recita i versi di Dante. Dante l'abbiamo scelto perché Dante è il simbolo attualissimo, il simbolo della rinascita, no? Il passaggio dal buio, dalle tenebre dell'inferno verso invece la luce del paradiso. E è proprio questo il messaggio che vogliamo tornare, cioè tornare a vivere, tornare alla luce del sole. È un augurio fatto a tutti i ragazzi, non solo dell'Istituto Rodari, ma a tutti i ragazzi, perlomeno della città dell'Aquila, se non dell'Italia e del mondo. L'istituto guidato dal preside Marcello Masci, nonostante le difficoltà legate anche al dimensionamento scolastico e ad alcuni cambiamenti, è un istituto in crescita, con ottimi risultati e tanti riconoscimenti ai ragazzi grazie alla sapiente guida di tutti i docenti che hanno saputo tenere coesa la realtà scolastica nonostante tutti i disagi di quest'anno terribile.